manubri mentre percorreva la strada vicino a Pienza, proprio dove è stato poi travolto. Tanti nostri pazienti ci stanno contattando per dirci che Alex è un esempio per loro, lo dice Simona Amadesi, responsabile della comunicazione del centro protesi di Vigorso a Budrio, dove Zanardi aveva affrontato la riabilitazione dopo il suo incidente nel 2001 e dove vengono fabbricate le sue protesi. Con il centro d'eccellenza bolognese anche un importante progetto legato all'end bike, ma sentiamo Luca Muleo. Tutto era ricominciato quasi 20 anni fa dopo il grave incidente in Germania dal centro protesi INAIL di Vigorso a Budrio. E qui, in questo centro unico e d'eccellenza, che Alex Zanardi si era ripreso vita e futuro, affrontando la riabilitazione e ottenendo le protesi che gli permettevano di realizzare il proposito già rivelato dal primo giorno, quando subito disse «voglio rimettermi in piedi», come hanno raccontato in queste ore difficili dalla struttura, che è anche il luogo in cui, più di ogni altro, Zanardi ha messo sul campo la sua grande forza di volontà. Questo è un momento in cui noi tutti confidiamo sulla sua grande abilità e sulla sua grande capacità di resilienza, perché Alex è una persona straordinaria e non per niente è diventato un esempio per tutte le persone con disabilità. E su questo punto vorrei raccontare le attestazioni di stima, di forza e di coraggio che sono arrivate anche a noi al centro protesi da parte dei nostri pazienti. Non solo protesi e riabilitazione, ma anche il progetto legato allo sport. Là dove tanti campioni paralimpici preparano le loro imprese, Zanardi, affiancato dai tecnici del centro, ha indicato una via nella fabbricazione di nuovi modelli di handbike. Dei prototipi di handbike personalizzati, quindi dedicati alla singola persona, e su progettazione e ideazione dello stesso Alex. Noi speriamo che la situazione si possa risolvere quanto prima e per questo noi facciamo, come dire, affidamento sulla sua grande capacità di ripresa, sulla sua forza, il suo coraggio e anche il suo fisico di atleta, che è sicuramente un fisico potente. Alex è comunque un modello e un esempio per tantissimi dei nostri assistiti.